Io credo che questo congresso che stiamo facendo, il fatto che segua il cammino del sinodo, cioè una lettura della situazione, il riconoscere, l'interpretare e lo scegliere, già la forma, la struttura ci aiuta a camminare con quello che è il cammino della Chiesa. L'importanza di un congresso come questo è che sicuramente da parte nostra come famiglia salesiana, da parte di quello che è tutta l'esperienza del carisma salesiano nel mondo, ci aiuta a vedere un pochino quello che stiamo vivendo in relazione a due realtà. Prima di tutto, la realtà che è in continuo cambiamento, no? Si parla di rapidazione. Perciò non è che noi abbiamo un prodotto da vendere, ma un'esperienza da condividere, però un'esperienza che si condivide nel senso della circolarità. Chiaro che il soggetto altro che è accanto a noi è un soggetto che continuamente cambia, perciò ci obbliga anche al cambio. Ma soprattutto anche che questo carisma non sia una cosa nostra che noi viviamo e siamo contenti di condividerla. Questo è un carisma dato dallo Spirito Santo per il bene della Chiesa e per il bene dell'umanità. Perciò credo che un congresso come questo ci pone a interrogarci un po' a quell'ascolto intelligente, a quella riflessione profonda, ma poi anche a quella risposta generosa, una generosità intelligente, una generosità anche approfondita, ma allo stesso tempo anche di riconoscerci non solo scelti per offrire un cammino ai giovani, ma anche scelti e inviati per accompagnare altri educatori ed evangelizzatori, perché anche loro possono ascoltare per riconoscere, riflettere per approfondire, per interpretare e anche dare una risposta che dialoga con il tempo e la storia, con le radici profonde. Perciò credo che è un congresso molto interessante, ecco, vivendolo da vicino, ho partecipato un po' anche alla sua preparazione, però interessante perché ascoltando, vivendo da vicino, dal primo giorno al secondo, al terzo, poi domani avremo anche la finale, credo che ci sia una continuità che in qualche modo esprime la nostra esperienza, ma esprime anche quello che è il nostro DNA, possibilmente di renderci sempre più veramente servi dei giovani, ma anche servi con i giovani.